Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come aggiornare il firmware della ricevente FlySky IA-6B. Questa operazione è necessaria per fare in modo che le prime versioni della IA-6B riescano a leggere il segnale RSSI della radio. I modelli attualmente in commercio hanno già installato questo firmware, quindi se in questo punto viene visualizzato un valore in decibel, l'aggiornamento non è necessario. Per eseguire l'aggiornamento abbiamo bisogno di questo programmatore. Si tratta dell'ST-Link V2. In descrizione trovate il link su dove acquistarlo. Adesso scarichiamo i software necessari. Come sempre trovate tutti i link in descrizione. Si tratta del driver del programmatore, del software per procedere all'aggiornamento e del firmware del ricevitore. Dopo aver scaricato tutto, estraiamo gli archivi e cancelliamo i file zip perché non ci servono più. Per prima cosa installiamo i driver del programmatore. Se il vostro sistema operativo è a 64 bit, scegliete questo file. Se è a 32 bit, dovete scegliere questo. Il mio sistema è a 64 bit, quindi eseguo il primo file. Clicchiamo su Avanti e poi su Installa. Adesso eseguiamo l'STM32 ST-Link Utility. Si tratta del software che useremo per fare l'upgrade del firmware. Clicchiamo su Next, Yes e Next. Adesso ci serviranno 4 cavi con connettore servo che andranno saldati al ricevitore nei pad CLK, DAT, GND e 3.3V. Dopo aver saldato i fili nel ricevitore, siamo pronti per fare il collegamento col programmatore utilizzando i pin qui in basso. Quindi colleghiamo il CLK con l'SVCLK, il DAT con l'SVDIO, il GND con il GND e il 3.3V col 3.3V. Ora siamo pronti per collegare il programmatore al PC. Per comodità possiamo usare una prolunga USB. Una volta avviata l'utility, assicuriamoci che in address ci sia 0x08000. Quindi clicchiamo su Connect. Dopo andiamo su Open File e selezioniamo il firmware che abbiamo scaricato. Infine clicchiamo Program Verify, lasciamo tutto così e clicchiamo Start. Una volta terminato il processo, l'aggiornamento firmware è completato. Possiamo cliccare su Disconnect. Una volta rimossi i fili, possiamo rimettere la ricevente nel suo case. Ricordate che è necessario effettuare nuovamente la procedura del bind. Questo era il mio tutorial su come aggiornare il firmware della IA-6B. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.